Radio Radicale, siamo con la deputata della Lega Martina Loss per parlare con lei delle modifiche costituzionali che riguardano gli articoli 9 e 41 della Costituzione che introducono la difesa e la tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli animali nella nostra Costituzione, che è stato anche oggetto di una grossa polemica politica, perché i principi che vengono introdotti in Costituzione spiegano che l'iniziativa privata non può svolgersi in contrasto con questi principi. Allora, questa introduzione di questo principio avrà delle conseguenze anche ben precise nei confronti dell'iniziativa privata e delle attività, credo, agricole. Allora, ci spiega innanzitutto qual è la posizione della Lega su queste modifiche costituzionali e se ritenete che poi queste modifiche cambino radicalmente anche il quadro legislativo e rendano difficile anche l'iniziativa privata. Beh, innanzitutto, come le avevo già spiegato, io non mi sento di esprimere qui una posizione ufficiale della Lega, ma posso assieme a lei fare delle riflessioni su questo argomento, anche dal punto di vista tecnico, ovvero di cosa significa mettere il rispetto dell'ambiente all'interno della Costituzione. Sicuramente si tratta di un passaggio importante, visto l'attenzione che sempre più da parte delle istituzioni a partire dall'Europa, ecco, è portata ai temi dell'ambiente, ma anche perché forse era ora di prendere consapevolezza che lo Stato ha delle precise responsabilità e che quindi si possa inserire, chiaramente un passaggio importante, si possa inserire questo principio all'interno della Carta Costituzionale. E ovviamente meglio approfondire l'indicazione tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi anche nell'interesse delle future generazioni. Qui si parla di mantenere quell'equilibrio virtuoso che ricordiamo, tra l'altro, è uno dei frutti della buona agricoltura. Quindi l'agricoltore, l'allevatore, il frutticoltore, ecco, sono i primi testimoni della possibilità di mantenere vivo questo rapporto equilibrato con il territorio e con l'ambiente. E quindi la lettura di questo passaggio va senza dubbio sostenuta come appoggiamo con forza i primi fautori di questo lavoro, ovvero il mondo dell'agricoltura. Lo sviluppo di questa idea di tutela dell'ambiente poi però non può essere solo scendere dall'alto, ma deve essere parte di una profonda consapevolezza di ogni cittadino della responsabilità personale nel rapporto con il pianeta in cui viviamo. E quindi questo può portare delle positive ricadute nella parte soprattutto formativa, nelle scuole e nei programmi di insegnamento ad ogni generazione di un buon comportamento, come si diceva una volta, comportamento civico. In questo caso l'educazione civica non è solo quella, la semplicità di dire non buttare la carta per terra, ma tienila in tasca finché non trovi un cestino. È di più, è un'attenzione a piccoli comportamenti quotidiani, ma vanno sempre visti in una chiave di equilibrio e di buon senso, perché anche qui sprofondare in una visione fondamentalista non avrebbe significato. Allora, senta, ci spiega che conseguenze ci potrebbero essere sulla fauna selvatica, sulla tutela dell'agricoltura, la tutela degli animali. Allora, tema sul quale penso siamo tutti umanamente d'accordo, ma questo poi che cosa comporterà, insomma, per tutti gli inconvenienti che noi vediamo per la fauna selvatica, senza sostenere che ci sono degli animali che devono essere perseguitati? No, non possiamo usare questo linguaggio perseguitati, no, assolutamente. Forse c'è bisogno di fare un altro chiarimento. Il chiarimento è, ricordiamoci che cosa significa la Carta Costituzionale, dice l'Italia è una Repubblica basata sul lavoro. Quindi significa che è compito dello Stato applicare questa carta, perché è la carta d'identità del nostro paese, e quindi tutelare il lavoro degli italiani, incluso il lavoro agricolo. Lavoro agricolo che esiste da quando esiste l'uomo, perché praticamente da quando è finito il nomadismo nella preistoria abbiamo il lavoro agricolo per sostenersi. Quindi
rendiamoci conto di cosa significa tutelare il mondo agricolo, gli agricoltori. Significa buone pratiche di gestione. E torniamo al concetto di equilibrio, perché la gestione significa come l'agricoltore gestisce il suo campo perché sia fertile non solo adesso ma anche nel futuro e quindi abbia comunque un costante equilibrio nella sua, tra la componente naturale e la sua possibilità di produrre, ok? Allo stesso tempo, noi dobbiamo fare la stessa cosa con l'ambiente naturale che abbiamo a fianco, il prato, il bosco, la montagna, il fiume. Nel momento in cui l'uomo li abita e li vive, deve essere in grado di saperli gestire in maniera equilibrata. Quindi una buona gestione di un fiume significa controllare che i suoi flussi non portino danno quando passa vicino alle case, quindi una buona regimazione, una pulizia degli alberi. Il bosco deve avere una buona gestione forestale, ovvero una selvicoltura oculata che mantenga il valore ecologico e non produca schianti, patologie e danni che poi non solo tolgano il paesaggio, la nostra montagna, la nostra collina, ma anche creino problemi di sicurezza per chi vive in quei territori. Stessa cosa la presenza della fauna, anche questa deve essere gestita in maniera oculata perché mantenga un equilibrio e non produca un danno né ecologico né economico. Ecco, lei se dovessero entrare in vigore questi articoli, che inconvenienti prevede ci saranno? Cioè sarà tramite una denuncia, evocando i principi costituzionali, si potranno chiudere, diciamo, fabbriche che non potranno svolgere la loro iniziativa privata in contrasto con l'ambiente? Se io rimuovo dei cinghiali che provocano dei danni al mio terreno, posso essere passibile di una denuncia? Li sposto soltanto. Io capisco che lei fa queste domande in tono un po' provocatorio e quindi mi permetterò di non rispondere, anche perché innanzitutto l'argomento dovrà ancora passare non solo l'Aula del Senato ma anche poi la Camera. E tuttavia ricordo che la modifica non è una modifica in Costituzione ma è una delega al governo di decidere come. Quindi non è stato ancora stabilito come. Per cui non è possibile in questo momento dare nessuna risposta alle sue domande. Alcune riflessioni vanno lette però sempre nella chiave che utilizzavo prima, ovvero il rispetto del lavoro, tutte le forme del lavoro che rispettano la legge, perché voglio dire, testi in materia di tutela ambientale sono già in vigore da molto tempo e quindi le aziende sanno che devono rispettare i parametri, non inquinare l'ambiente e non disperdere scorie nocive, questo è già da lungo tempo nelle norme dello Stato, senza che ci sia necessità che sia in Costituzione, e dall'altra parte una buona gestione agricola e forestale è già in vigore. Vuole dire qualcosa su quello che si è detto, sul vostro atteggiamento, su queste modifiche, su questa delega? Ma io non farei riferimento alla Costituzione, invece farei riferimento alla manifestazione di questa mattina. Questa Sì, col mattina, Diretti, no? Che ha sì. manifestato qua davanti. Questa mattina Coldiretti e un grande numero di aziende agricole e di amministratori, perché c'erano anche molti sindaci, ha manifestato qui davanti a Montecitorio e nei principali capoluoghi di regione, perché è stata una manifestazione nazionale, per ricordare l'importanza che il governo prenda delle iniziative, il Parlamento e il governo prendano delle iniziative per tutelare il mondo agricolo dalla presenza della fauna selvatica, quando questa è eccessivamente presente al punto da procurare gravi danni alla produzione e all'ambiente e al territorio. In particolare la messa a fuoco era sulla presenza del cinghiale, ma sappiamo che il problema è molto più ampio ed è stato frutto di dibattito per lungo tempo all'interno della Commissione Agricoltura, la quale aveva trovato una condivisione nel scegliere delle misure di semplificazione e di affidamento della gestione alle diverse regioni. Noi, come abbiamo detto oggi agli agricoltori che giustamente richiamano a gran voce la tutela del loro lavoro, e che quindi e questo deve essere la principale visione di un amministratore, del legislatore e del governo, quindi noi auspichiamo che le parole che sono state dette oggi sul palco, ovvero che con semplicità le parti politiche si ritrovino
a trovare soluzioni semplici e concrete per tutelare gli agricoltori, che questo diventi realtà, diventi concreto, e da parte nostra c'è il massimo impegno di andare in questa direzione, anche perché sappiamo che il danno prodotto non è solo un danno materiale rimborsabile agli agricoltori, ma può essere anche un danno ecologico, ambientale, difficile da quantificare nella sua nella moneta come quantitativo di danno apportato al pianeta, e inoltre difficile da quantificare in tempo, ovvero anni necessari per effettuare un ripristino ecologico. Bene, la ringrazio molto della sua disponibilità, ringrazio Martina Loss della Lega, con la quale abbiamo parlato delle modifiche alla Costituzione, ai principi fondamentali della Costituzione in materia di ambiente, di biodiversità e di tutela degli animali. La ringrazio.